Oggi è una giornata speciale, ragazzi. Sto parlando delle tangenti Expo che si sono presi questi partiti qua dentro. Noi usciamo qua fuori e diamo i soldi ai cittadini. E anzi, è meglio che glieli diamo subito, se no arrivano questi e si prendono pure questi soldi. E oggi è Restitution Day. 5 milioni di euro, 433.000. Mamma mia, siamo troppo bravi, troppo bravi. Là dentro l'aula c'è il caos sull'Expo e noi siamo usciti intanto a restituire tutti questi soldi ai cittadini, perché siamo in grado di mantenere le promesse. Per noi la poltrona non conta un tubo, conta quello che abbiamo promesso ai cittadini. Sì, sono i nostri soldini che diamo alle piccole e medie imprese. È già la terza restituzione che facciamo da quando siamo entrati in Parlamento. Sono quasi 10 milioni di euro che diamo ai cittadini e alle piccole e medie imprese del nostro paese. Quello che noi facciamo è un esempio di cosa si potrebbe fare. Ognuno di noi, portavoce del Movimento 5 Stelle, ha ridato 50.000 euro a testa in un anno. Se tutti i parlamentari facessero la stessa cosa, in un anno sarebbero 50 milioni di euro, perché ci sono 1.000 parlamentari. Se ognuno ridesse indietro, si tagliasse questi 50.000 euro, sarebbero 50 milioni. Pensate voi che cosa si potrebbe fare con questi 50 milioni. Non c'è bisogno di riforme costituzionali o di chissà quale riforma, basta soltanto fare un bonifico. Si può fare, noi l'abbiamo fatto, ora fatelo voi. Sai cosa vuol dire restituire 17.000 euro per un cittadino italiano che ha fatto il ricercatore, ha preso 400 euro, 600 euro, è stato disoccupato, che era abituato a non lavorare per mesi, a lavorare gratis, a essere sfruttato? Vuol dire che questa è una rivoluzione culturale, vuol dire che per la prima volta ci sono dei cittadini normali, onesti, che hanno promesso che restituivano metà dello stipendio e l'eccedenza delle diarie, lo stanno facendo. Restituiamo proprio il senso della vera politica, il senso delle istituzioni ai cittadini che se ne riappropriano e in questo modo faranno la rivoluzione. 5 milioni di euro li abbiamo restituiti allo Stato e questi soldi verranno utilizzati per le piccole e medie imprese, ma anche per la microimprenditorialità. Grazie a un fondo di garanzia che stiamo foraggiando, e con questi soldi gli imprenditori potranno chiedere dei prestiti per riuscire, con questa garanzia potranno chiedere dei prestiti alle banche con più facilità per riuscire a investire nella propria azienda. E la potenza dei soldi che ti stanno nel conto e crescono e che tu invece devi restituire, questo gesto è un gesto semplice ma potentissimo, perché è foriero di un cambiamento culturale, il cambiamento del fatto che ormai non ci sono più dei politici ladri, delle persone che approfittano della propria situazione, ma dei cittadini onesti dentro l'istituzione. È la terza volta che restituiamo soldi che non vogliamo, che servono ad altro, come le piccole e medie imprese, e questo è il nostro atto di onestà rispetto a chi ci ha votato e chi vuole che siamo qua dentro senza cambiare mai, che se ti prendi tutti quei soldi alla fine cambi. Noi vogliamo rimanere quelli di sempre, che sanno quantificare il valore dei soldi. E soprattutto c'è da dire che noi, attraverso lo stipendio che riceviamo, riusciamo comunque ad avere uno stipendio, quindi un'indennità per noi, riusciamo in pratica a pagare, a far fronte alle spese che abbiamo a Roma, e poi restituiamo la parte dello stipendio che non spendiamo, dei rimborsi che non spendiamo. E tra l'altro, compresa in pratica in quello che ci teniamo, ci sono anche i soldi per i collaboratori, quindi ci sono tra l'altro altri lavoratori che si reggono su questo stipendio. Non è solo restituire dei soldi, è anche creare veramente occupazione. L'abbiamo visto con degli esempi pratici: le aziende che hanno preso credito attraverso il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese risparmiano dei soldi che utilizzano poi per assumere nuovo personale. Quindi vedete come dalle nostre diarie, dalle nostre indennità si passa direttamente a delle nuove assunzioni. Questa è una cosa rivoluzionaria e la sensazione qua è proprio questa, la felicità di aver fatto qualcosa che serve poi ad assumere anche altre persone. È fantastico. Sì, quello che è appena avvenuto è simbolicamente, ma non solo simbolicamente, rivoluzionario. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana dei politici hanno restituito, ma accanto a noi parlamentari c'è da dire che anche i consiglieri regionali eletti restituiscono. Se tutti quanti restituissero il maltolto, perché questi sono soldi dei contribuenti, per come ha stabilito una sentenza della Corte dei Conti, per come ha ribadito la Corte Costituzionale, per come ci ha detto la nostra coscienza, il nostro senso di giustizia, se tutti quanti restituissero,
venisse una condizione degli italiani sarebbe diversa. Quello che è importante per noi è dimostrare che ci può essere una forza politica, al di là del fatto economico che è importantissimo, che quando entra nelle istituzioni fa quello che aveva detto che avrebbe fatto. Noi facciamo quello che diciamo e questa secondo me è già una rivoluzione nella politica italiana, vinciamo noi sempre. Io la prima volta che ho restituito i soldi mi sono messa a piangere, volevo chiudere il conto, che mi lasciasse un assegno circolare e avrei aperto il conto da un'altra parte. La ragioniera che lavorava dall'altra parte mi ha dato l'assegno circolare con la somma che io volevo restituire. Beh, dovete sapere che gliel'ho ridato indietro e la banchiera mi fa: Matteo, scusa, non ho capito. E io, piangendo, neanch'io, ma voglio restare nel movimento. Ed è questo quello che è mancato per tutti i fuoriusciti, a mio modesto parere. Cioè, è mancata l'interazione con il proprio elettorato. Si è sentito solo e non ha fatto questo gesto, che è semplice ma importantissimo. Viva l'onestà, e l'onestà tornerà di moda. Grazie, vinciamo noi.